Konnichiwa e benvenuti a tutti voi nel mio canale. Sono sempre Giappo Gamer. Ben arrivati a tutti voi qui su Yakuza 6 The Song of Life. Vediamo un po' che accade. Eccala, eccala. Vabbè, ma cavolo, lo stai uccidendo. Haruka, eccolo qua. Due anni priore di Ingacio Onomichi, ok. Siamo Onomichi, questo paesino vicino a Hiroshima. Dice, ma che era quel coso, quel signore l'altra sera? Dice, ma che caspita hai fatto? Ah, ha fatto delle foto. Ah, lavora per un tabloid, per un giornale. Ah, cavolo. Gli stava rintracciando, Haruka-chan. Ecco qua. Io non voglio che le persone parlano di te. Porca miseria, che pezza. Dice, non voglio che le persone sanno certe cose, insomma. Dice, non voglio che tutte le tue storie vengano spiattellate così sui media, sui vari giornali. Che cosa volessi che io facessi, insomma, sono capitano Nagumo. Dice, tutti sanno che in questa città ti amiamo, Yuta-kun. Mamma mia, come l'ha pistata a sangue il giornalista. Comunque io spero che tu le cose comunque vadano bene, Haruka-chan, ok? Ok, così inizia questo capitolo 10, denominato Blood Law, la legge del sangue. Usami, ecco il patriarca Usami Yuta, ecco, non so se vi ricordate l'ultimo episodio. Abbiamo scoperto appunto chi è il padre vero di Haruto, ovvero Yuta. Guardate la faccia sbigottita. E beh, infatti gli assomiglia un pochetto il bambino, eh. Eccola, dai, coraggio, parla, dai. Dice, veramente? Yuta, ma perché non ci hai detto prima, cavolo? Dai, abbiamo risposto alle risposte, coraggio! Guardate Kiryu come lo guarda, con quale faccia omicida. Eccola, scusatemi. Così, tu e Haruka, avevi trombato, avevi fatto il bambino, Dice, ma perché non ci hai detto subito esattamente cosa è successo, l'incidente, tutto quanto? Dice, tutti pensavano che Tatsukawa fosse il padre, non pensavo che, insomma. Dice, aspetta un attimo, Yuta. Quando è che tu, insomma, esattamente tu, Haruka, Porca miseria, che pezza che gli ha dato. Porca miseriaccia. Dai, coraggio, Yuta. Dici la verità, su. Dice, è successo solo una volta. Dice, ah, brutto stronzo. Mazza, il pezzo che gli ha dato. Patriarca, qual è il senso di tutto questo? Dice, Yuta è veramente il padre di Haruto? Come... cioè, può essere possibile una cosa del genere?
i loi loi è così, è una stessa. È difficile da, da spiegare, ok? Ma che caspita? Tu. Colpo di scena, Masuzoe. Dici, che ci fai qui? Masue! Hirose-san. Dice Hirose-san, tu ci hai fatto una promessa. Io farei questo qua per te, insomma, la Saio e Yomei. Più o meno saranno in pace. Non ti abbandoniamo. Ce ne andremo. Tu puoi scappare quando ti pare, capo Kurusuma. Ti troverà uguale. Guarda la faccia sbigottita. Dice, ma che caspita sta succedendo? Eccala. Vediamo un po' che accade, che qua si stanno incasinando tutto, si sta incasinando, porca la miseriaccia boia. Scontro fra famiglie, fra clan. Di un piccolo paesino vicino a Hiroshima. Dobbiamo essere sicuri che Yuta sia il padre. Però fra Masuzoe e Tatsukawa, insomma, succederà un casino. La verità è che Yuta era un ragazzino. Quando ha visto Yuta? Dice, perché lo stai cercando? Tu? Perché tu fai paio del Saiyo clan Yuta Usami. Tu sei biologicamente, fai parte della triade del Saiyo, del capo Big Law. Oh cazzarola. No, ma di che cosa stai parlando? Ma Jimmy Law comunque è morto a Kamurocho 3 mesi fa. Puoi spiegarci, Masuzoe? Jimmy era legittimo. Usami Yuta wa sono ototo. Comunque Jimmy è morto in Kamurocho, è passata al prossimo, insomma, Kin, insomma, al prossimo capo. Dice, di e comunque a Kiryu, spiegati un po' meglio verso Kiryu. La Saiyo triade, insomma, viveva dei brutali conflitti un po' con tutti quanti. Dice, il sangue? Ecco perché la legge del sangue. Porca la miseria. Dice, ma conta anche la roba. Comunque, insomma, il fatto di. Fatto di sangue. Eccola, sì. Atome arasoi da. Una guerra di successione. Porca la miseria. Ci poi hanno separato le varie fazioni, insomma. Si è creato un po' un casino, eh? Eccola. Poi vari boss, eccetera, eccetera. Poi è stata un'insurrezione. Dice, che tipo di insurrezione? Da parte dei cinesi? E qua anche tra coreani, cinesi e giapponesi, porca la miseria. Ti ricordi quando sei stato in orfanotrofio?
Secondo eri un bambino, Tatsukawa. E Dio ti abbiamo comunque protetto come delle ombre. Sono poi magari un giorno far parte della leadership della Saiyo Triade. E gli Aizi, ah cavolo, sì, quei bambini ombra. Porca la miseria. Tatsukawa era diventato pure mio amico? Se non lo sapete che era diventato tuo amico, non lo so io, Ti ricordi che ti avevamo parlato dei cinesi? Perché avevamo parlato con quella bella ragazza, insomma, avevamo motivato con lo studio, Porca la miseria. Sapente Tatsukawa, io l'abbiamo monitorato anche recentemente? Recentemente cosa avete fatto? Dice, beh, vabbè, sappiamo la storia triste, insomma, con Haruka. Sappiamo tutti quanti i dettagli. Dice, da quando lei è rimasta incinta. Sono tocchi monani moshirazu. No, tenki ni shite ta mon da. Sore de omae wa Tatsuka to issho natte ano ko ni kodomo o russe tsutta nda yo na. Dice, ma Tatsukawa e Triade hanno provato a far abortire Haruka? So ka. Honnara Kiyomi-san wa sono denwa o kiita nja na. Tatsukawa ga ecco, cioè, cavolo. Son toki no koto datta nja. Dice comunque, insomma, il sangue è sangue, anche soprattutto quando è giapponese, nei confronti di famiglie giapponesi. Dice, ma comunque adesso Haruka è scomparsa dalla città senza nessuna traccia. Sokono Hirose-san ga orera no mae kara zutto kanojo o kakushite tan da. Desu yo ne? E questo ragazzo, insomma, è uno di quelli che ha comunque avuto a che fare con Haruka, giusto? Kontoki ore ga massou no kao shita ano ujo-chan ni atta no wa sanpo gatera no honno gozen datta nda yo. Dice, sembra lei sia diventato quasi un fantasma. Dice, siete scioccati tutto questo, Dice, ma aspettate con calma e saprei un po' tutto quanto. Dunque bisogna stare attenti anche ai rapporti con i cinesi. La faccia di Kiryu. Dice, quando Haruto è nato, sua madre, insomma, lo ha protetto. Sono osekkai no okage de ore to Tatsukawa wa Sawamura Haruka. Poi abbiamo perso le tracce di Haruka. Daga ore tachi wa sono hema o boss ni wa houkoku shinakatta. Comunque dobbiamo riportarla al boss, insomma, in tempo. Tare ni mo chumoku sareru sonzai janai. Tatsukawa to ore ga damatte ria Yuta honnin de sae shiranai koto da. Nani mo nakatta koto ni shite sumasereraru hazu datta. Dice, dobbiamo sperare che lei sia viva e vegeta ancora prima che la Saiyo, insomma, il Kamurocho, insomma, vengono a prendere il bambino. Tsunei Uami? Ah, cavolo, eccola. Morto pure lui. Kōkeisha no hōken kara honmei ni kakuage sareta.
Io potevo dirci la verità sulle triadi, Carla. Comunque il passato di Yuta potrebbe avere anche un'eventuale ascensione al potere, ovviamente. Siamo disperati perché dobbiamo comunque trovare le tracce di Haruka, siamo un po' disperati, insomma. Tatsuka era uno che potenzialmente sapeva di Haruka e del bambino. Hirose-san, ovviamente, stando in un villaggio rurale, insomma, poteva tranquillamente tenersi Haruka, insomma, il suo bambino, non c'era nessun problema. Però noi comunque abbiamo riportato tutto quanto al nostro boss, Kalla. E senza esitazione volevamo far fuori il bambino, porca la miseria. Gli adulteri volevate far fuori questo piccolo bambino? Bastardi maledetti. Già, perché il bambino, essendo sangue di Yuta, pure lui aveva sangue di Yuta, e quindi pure lui potenzialmente, come linea di sangue, potrebbe diventare capo in futuro. Cavolo, ecco. Certo, bisogna considerare le differenze culturali pure, vai. Comunque diventi Yuta il capo della Saiyo Boss senza uccidere nessuno. Ma prima di attuare questo piano devono succedere un po' di cose. Dice, prima cosa, il boss deve eliminare il bambino. No, porca la miseria. Tatsukawa は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで岩光恒を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。 だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川遥ちゃん、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局 Porca la miseria, ragazzi, che casino. Tatsukawa は遥を引いたって話。Tatsukawa はハルカ？え、ハルカ？本当に間違いねえんだろうな。Porca la miseria。確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。 一体何がどうなっとんじゃ。あとはあんたらも知っての通り。 Porca la miseria, che casino, calato tra i due quelli. Voglio uccidere Tatsukawa, Per vendere il bambino? No, dai, pure. Ma porca la miseria. Abbiamo pure sparato, Kalla. Porca la miseria. Porca la miseria, che brutta fine che ha fatto. Porca la miseria.
喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋界に忠誠を尽くそうが俺も。Eccola che fa, si mette a piangere. Tazkao to unaji unmei ni naru ka wakatta mon ja ne. Eccola, eccola. Nani o nakiru ji. Ma perché piangi, porca miseria? Baka tare. Dai, non fare il cretino, dai. Ore ga shitteru koto wa kore de zenbu desu. Hirose-san. Yakusoku tori. Abbiamo fatto una promessa. Al capo Kurusu, insomma. Eccola. Nagumo. Nagumo. Buzo, shikari daitero. Eh? Ecco. Eccola. Eccola lo scontro. Pum, porca miseria. Dice, porta Ruto, portate Ruto via, in salvo, dai. Chi sono? Eccola. Mortacci quanti siete, oh! Dice, state alla lontana! Chi per Rose-san, portate via il capo Rose Boss e il bambino via, ovviamente, al sicuro! Eccola! Man in Black contro Man in Black! Mortacci vostri quanti siete! No dai, le spalle no, brutti bastardi. Così. Grandissimo. Porca miseria, che dolore. No, da dietro. Bastardi. Grandissimo Kiryu, così. Vai, vieni qui. Vai, diventiamo bestie. Vai, così. Vai, così, 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 grandissimo Kiryu. Così. Vai, così, vieni qua. Fatti massacrare, ok. Facci vostri quanti siete. No dai, da dietro brutti bastardi. E non ti parare, bastardo. Ok, bene così. No, 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 no. Grandissima di comitato, no, no, no. Vieni qua. Oh, ok, bene così. Grandissimo Kiryu. Ok, via un po' da fare, va? No, altri ancora, no, dai. Ma vi prego. Vai così. Quanti caspia siete? Scappa, scappa, amico! Che volete fare? Che volete fare? Dice, scusa, bambino, l'ha lanciato grandissimo! Dai, proteggete... Andate in città e proteggete il bambino, dai, coraggio! Porca miseria! Passalo a me. Vai, coraggio, coraggio. Salvatelo il bambino. Occhio, occhio. Ecco il boss, grandissimo. Grandissimo boss. Ecco ora bambino, guardate che faccia felice che c'ha. Oddio, c'ho solo due denti. Eccola, vabbè, ma
L'hanno accerchiato, porca miseria. Oh, ecco Yuta, ecco Yuta. Beh, il bambino è tuo, tuo figlio, per cui... Grande boss. Oddio, la lanciò nel nulla, oddio, oddio. Grande. Scappa, scappa. Ecco la Kiryu. Più cattivo che mai. Stai calmo, sì, calmo. Ah, ecco qua. Ah, sei tu, eh? Han Jung-hyun. Ah, il coreano, ecco qua. Dici, che ci fai qui? Vabbè, dai, è tempo di combattere. Ok, eccoci. Boss fight contro John Yong-hyun, la magia coreana. Magia coreana contro, dico, quella giapponese, ma coreani contro giapponesi. E prendi questo qua, così. Dai, che diventiamo bestie. Inizia a prendere questo. Vai così. Vai così. Vai di panchina. Vai così. Occhio, occhio. No, cazzarola. Ci ha beccato, bastardo. Aspetta, buono. Vai, cerco questa tra panchina. Vai così, vai così. Aio, aio. Aio, aio, no, no, no. Beccato. Ok, bene così. Ok, e lui è andato. Vediamo un po', dobbiamo far fuori pure gli scagnozzi. Dice, boss è il capo. Ah, abbiamo il bambino. Ah, cavolo. Kiryu-san, è esattamente quello che volevo in queste genone, in questo luogo. Mi devi scusare per oggi. No, cazzo, l'hanno il bambino, porca la miseria. Naruto, ok. E aiuta gli altri. Già. Oh, porca la miseria. Vediamo un po' qua che caspita ci sta. Ah no, dai, ci sta una poesia, ok. E va bene, dai, direi di salutarci qua per quanto riguarda questo episodio, grandissimo episodio di Yakuza 6 Song of Life. Io spero vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciare un bel like, un commento, con condivisione con i vostri amici. Io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara. E ai prossimi episodi!